Va bene ragazzi, allora prendiamo il nostro cuscino e lo appoggiamo sotto i glutei. Possiamo portare le gambe incrociate, oppure possiamo portare, se magari siete già praticanti yoga, su casa, hai una posizione comoda con un tallone davanti all'altro. Il cuscino ci serve per elevare un po' il bacino e per sentire meno pressione magari sulle ginocchia o sulle anche. Appoggio le mani sulle ginocchia e molto molto lentamente nell'inspiro faccio ruotare le spalle all'indietro e nell'espiro le lascio cadere verso il basso. Ancora una volta inspiro e fuori l'aria. Ancora. Rimango con la colonna eretta, come se volessi toccare con la corona del capo il soffitto. Quindi spingo un po', mantengo la colonna alta, mantengo il collo libero, i muscoli del viso rilassati, appoggio una mano sul petto e una mano sul ventre e incomincio a percepire meglio, a prestare più attenzione al mio inspiro, inspiro dalle narici, e al mio espiro, sempre dalle narici. Non controllo il mio respiro, sono semplicemente consapevole che sto inspirando ed espirando senza voler comandare il mio respiro. Rimango come osservatrice del mio respiro. Mi accorgo che più il respiro diventa profondo, l'inspiro diventa profondo, e oltre a muoversi la cassa toracica, si muove anche il ventre, la casa del nostro bambino. Senza spingere in fuori il ventre, quando inspiriamo, notiamo molto gentilmente il ventre spostarsi, protendersi in avanti e ritornare nell'espiro, nella sua sede. Possiamo immaginare, possiamo visualizzare che ogni inspiro sia un bussare alla casa del nostro bimbo, a portare un saluto, un abbraccio, un amore, un bacio, e invitare anche il nostro bimbo nella pratica che faremo adesso insieme. In fondo questa è la prima volta, non la prima volta, ma una delle prime volte in cui incominciamo a fare delle cose con il nostro bimbo, perché sta quasi per arrivare qui con noi. Ancora un espiro, appoggio le mani sulle ginocchia, mantengo la colonna dritta e incomincio a girare, a disegnare dei cerchi a spirale che mano a mano diventano sempre più ampi, e a scendere magari un pochino di più in avanti con il petto verso il tappetino, anche se ovviamente lo spazio del ventre è davanti a noi. Noto come il movimento del busto abbia un riflesso nella zona lombosacrale delle gambe anche. Inspiro, torno in centro e nell'espiro incomincio a girare piccolo dall'altra parte e a descrivere cerchi sempre più ampi, come se il centro del nostro cerchio fosse il coccige. Ancora. E torno in centro, porto le piante dei piedi a contatto, mi metto comoda, quindi porto una distanza tale tra il tallone e il pube che mi faccia sentire comoda. Afferro le punte dei piedi. Se volete potete anche togliere a questo punto il cuscino. Bravissima, come vedo che ha fatto, non riesco a leggere il nome, ma vedo che l'hai già fatto, per sentire l'appoggio degli ischi a terra. Sentite
Gli ischi sono quelle due ossa del bacino che sentiamo quando siamo sedute e sono in realtà due punti del perimetro osseo del pavimento pelvico, della porta della nascita da cui nascerà il vostro bimbo. E sentite quando tocco uno e poi arrivo all'altro. Questa è l'ampiezza di questa porta. Adesso proviamo a fare un altro movimento, a cadere un po' all'indietro, a sentire il coccige e a cadere un po' in avanti. Probabilmente non riusciremo ad arrivare fino al pube perché avremmo dovuto preparare un asciugamanino piegato in due così, ma proviamo a immaginare il tocco del pube a terra e del coccige. E questi sono gli altri due punti. Il contorno osseo del pavimento pelvico è come un rombo, un po' asimmetrico. È più grande il davanti e un po' più piccolo il dietro. Il diaframma urogenitale nelle donne è più grande proprio perché lì c'è la vagina, eh? Invece nell'alto, nel diaframma pelvico, quello che sta dietro, c'è solo l'ano. E quando ci spostiamo dal coccige verso il pube sentiamo l'altra dimensione del pavimento pelvico, che è la nostra altezza. Questo deve darci tantissima fiducia nelle possibilità del nostro corpo, nel fatto che la porta qui è ben costruita per il suo passaggio. Ci giriamo su un fianco e arriviamo in quadrupedia con i piedi puntati, i femori perpendicolari al pavimento. Lasciamo cadere il nostro bimbo un po' verso il tappetino, inarcando la colonna lombare, portando il coccige verso il soffitto, facendo scendere il centro del petto. E nell'espiro invece attiviamo leggermente gli addominali, come se con gli addominali volessimo abbracciare il nostro bimbo, e vado a stringere il pavimento pelvico portando leggermente il mento verso lo sterno. Se vi dà molto fastidio allo stomaco, se soffrite di reflusso, magari non vi chiudete troppo nell'espiro. Ma quello che stiamo cercando di fare con questa figura, con quest'asana che si chiama Marjariasana, il gatto mucca, la conoscete sicuramente già, è quella di portare flessibilità, elasticità alla colonna. Espiro e ritorno con il dorso in centro. Incomincio a spingere in fuori verso destra e verso sinistra il bacino, appoggiandomi di più prima su un ginocchio e poi sull'altro, e sentendo un po' la sollecitazione dell'anca, magari sentiamo anche un po' il gluteo. Adesso a questo punto torniamo a lavorare sul nostro bacino, torniamo in centro e incominciamo a salire con il coccige, a spingere il fianco verso sinistra, a puntare il coccige verso il tappetino e a uscire con il fianco a destra, come se con il nostro coccige stessimo disegnando sulla parete dietro di me un grande cerchio. Cerchiamo di fare i movimenti ampi e fluidi, di sentire l'elasticità, e probabilmente il vostro bacino è in questo momento sta diventando sempre più elastico, la produzione di relaxina ammorbidisce le articolazioni, anche quelle che noi pensiamo di non avere, ci sono delle articolazioni anche sul bacino. Invertiamo intanto il senso di rotazione del nostro bacino, la sinfisi pubica davanti e le sacroiliache dietro. Le sacroiliache sono quelle che permettono di attaccare il bacino alla colonna vertebrale. Ancora una volta inspiro, movimenti ampi, sinuosi, non siamo timide, certe volte noi siamo un po' timidine a muovere il bacino, ma adesso possiamo lasciarci andare. Benissimo, da questa posizione allungo le braccia, appoggio il braccio destro a terra, appoggio la fronte sull'avambraccio, allungo la colonna, allungo la zona toracica, culo,
E questa posizione allontana il peso del ventre dai centri nervosi della colonna. Quindi quando si ha mal di schiena, anche nel travaglio, e questa è una posizione che io ho utilizzato nel travaglio, anche muovendomi un po' a destra e un po' a sinistra, ho avuto un'ostetrica molto brava. Ore. Aiutato. Vi chiedo se solo la cortesia di mettervi in muto, altrimenti sentiamo ognuno i rumori di casa degli altri. Ok. E comunque, mentre sto allungando la colonna, muovo un po' il bacino a destra e a sinistra. È una posizione che magari vi ricorderete e tornerà in mente. In questa posizione il pavimento pelvico è un pochino aperto. Ancora un inspiro, torno in quadrupedia, sollevo i piedi da terra. Nell'espiro spingo in fuori i piedi oltre la linea delle ginocchia e nell'inspiro torno in centro, appoggio i piedi, ancora sollevo i piedi ed espirando spingo in fuori e nell'inspiro questa volta allungo il dorso del piede, appoggio a terra. Magari tengo un pochino più divaricate le gambe per avere lo spazio quando scendo per il mio ventre. Salgo con le ginocchia, inspiro grande e espiro, spingo in fuori. Intrarotazione del femore, apertura grande, dei due ischi, che è come se si allontanassero. E nell'espiro invece qua, tutto qua dietro un po' si chiude. Ancora una volta, inspiro, vengo su. Salgo e mentre interruoto i femori sento che il gluteo sta lavorando, sta spingendo. Più spingo in fuori le gambe e più lo sento. E nell'espiro appoggio a terra. Ancora una volta inspiro, salgo su, spingo in fuori, rimango solo per qualche respiro. Con questa tensione, questa contrazione nei glutei, sento la posizione del pavimento pelvico, l'allontanamento degli ischi fra di loro e anche questa volta nell'espiro appoggio. Apro bene le ginocchia, mi appoggio a terra e rimango con i gomiti, lo sguardo rivolto verso il tappetino, le spalle lontano dalle orecchie. E anche questa può essere una posizione di riposo e di scarico per la colonna. Magari se ci devo stare per un po' di tempo e ho bisogno, posso mettere anche un cuscino e appoggiare sopra il ventre. Da qui, da questa posizione, provo a salire con le braccia e ad avvicinarmi e a salire con la colonna. Benissimo, vedo che state venendo su. Appoggio i piedi, non sono chiusi i piedi, sono abbastanza ai lati del tappetino e piano piano spingo all'indietro e mi ritrovo in equilibrio, in accovacciata, in equilibrio sulle punte dei piedi. Benissimo, appoggio le mani sulle ginocchia e incomincio a muovermi un po' da una parte e un po' dall'altra. Questa posizione anche di accovacciata, ferma, è un'altra posizione in cui alcune donne, poi in alcune tradizioni, per esempio le donne indiane usavano partorire così, perché c'è tanta spinta verso il basso e tanta apertura del pavimento pelvico. Ancora una volta, adesso rimango con i due piedi fermi, con i talloni a terra se posso, oppure con i talloni sollevati se sono più, mi giro solo per farmi vedere. O talloni sollevati o talloni a terra, porto le mani all'interno e leggermente spingo leggermente in fuori con i gomiti e le ginocchia e sento tanta apertura verso il basso. Io sto con i talloni a terra, sono più comoda, ma magari non arriviamo a terra con i talloni ed è un po' la lunghezza del nostro tendine di Achille, quindi ognuno è fatto come è fatto. Non c'è problema se non portate i talloni a terra. Da questa posizione un grande inspiro
Ancora. Come abbiamo detto all'inizio, sono consapevole del mio inspiro e del collegamento del mio respiro con il mio bambino. Stiamo respirando anche per lui. Quindi respiriamo in realtà più ossigeno e abbiamo più sangue che scorre nel corpo. Nel prossimo espiro appoggio le mani, piego le ginocchia, stendo le ginocchia, abbraccio i gomiti e faccio cadere le spalle e la testa verso il basso. Se vi dà fastidio questa posizione, arrivate subito in piedi. Lentamente, ma spostatevi. Non siamo tutti uguali, ognuno vive la gravidanza con sensazioni diverse. Per chi invece riesce a rimanere in questa posizione, ne approfitto un po' per allungare la colonna. Le gambe sono divaricate tanto quanto basta per avere lo spazio per il mio ventre. Nel prossimo espiro faccio cadere le braccia ciondoloni, piego le ginocchia e con un inspiro allungo verso l'alto e nell'espiro porto le mani al centro del petto. Incomincio a camminare sulle punte dei piedi, prima su uno e poi sull'altro. Appoggio bene il peso del corpo, vado a stimolare la circolazione dal basso verso l'alto, incominciando dai piedi. Che magari verso la fine della gravidanza le caviglie hanno bisogno di un po' di movimento. Anche nello yoga in gravidanza non si tengono molto per molto tempo le posizioni, proprio perché vogliamo evitare la stasi, vogliamo far muovere i muscoli e quindi muovere i liquidi del corpo. Nel prossimo inspiro allungo le braccia oltre la testa, porto ancora nell'espiro le braccia al centro del petto in Anjali Mudra. Ancora un inspiro, spingo indietro gli ischi. Ok, le gambe divaricate tanto quanto siete comode per avere magari il ventre che tocca un pochino, se è tanto grande, il pancione che tocca le cosce. Rimango nella posizione della sedia, non inarco la colonna ma mantengo la colonna dritta, incomincio a sentire le gambe forti e incomincio a sentire i glutei forti in questa posizione. Da qui proviamo a camminare con un piede e poi l'altro. Andiamo di nuovo a sentire le caviglie, a dare un po' di stimolo alla fascia plantare, dare un po' di stimolo all'arco plantare principale, quello che va dall'alluce al tallone. Ok, appoggio, ancora inspiro, allungo verso l'alto e nell'espiro, questa volta intreccio le dita dietro i glutei. Ancora, piego leggermente le ginocchia e con un inspiro spingo il centro del petto verso il soffitto, ma rimanendo bella alta, cioè la mia immagine mentale non è quella di andare all'indietro, ma di salire verso il soffitto. Rimango qualche respiro, non forzo, mi muovo. La gravidanza non è il tempo della vita dove fare esperimenti sportivi o ricercare prestazioni sportive. È il momento in cui bisogna ricaricarsi di energie e bisogna cercare il benessere nostro e del nostro bimbo. Ancora un inspiro e nel prossimo espiro, quindi questo vuol dire che non dobbiamo forzare. Appoggio una mano sul ventre e una mano invece dietro dove ci sono i lombi. Nell'inspiro spingo gli ischi all'indietro, aumento la colonna lombare
e sono in anteroversione, e nell'espiro attivo il pavimento pelvico, e questa attivazione del pavimento pelvico mi guida nella spinta in avanti nel pube e in una leggera attivazione degli addominali che abbracciano ancora di più il nostro bimbo. Sono in anteroversione. Proviamo a farlo insieme al nostro respiro. Inspiro, apro e sento anche che il pavimento pelvico e gli ischi un po' si allontanano in questo movimento, e nell'espiro spingo in avanti. Le ginocchia sono leggermente piegate, le gambe rimangono attive e il peso del corpo è diviso equamente tra il piede destro e sinistro. Ancora fuori l'aria, spingo in avanti il pube. Ancora una volta inspiro. E fuori. E l'ultima volta inspiro grande. E fuori, rimango in centro, ancora nell'inspiro, allungo verso l'alto la colonna lunga, le braccia lunghe, i palmi delle mani che si guardano, e nell'espiro porto le mani al centro del petto. Ancora un inspiro, ritorno in Uttanasana, la posizione della sedia, sento le gambe forti, i glutei attivi, non in arco la colonna, abbiamo detto non facciamo cadere la colonna verso il basso, ma teniamo la colonna lunga, le spalle lontano dalle orecchie se possibile, il collo lungo. E ancora ritorno a sentire i miei piedini, incomincio a camminare su un piede e poi sull'altro, ancora su un piede e poi sull'altro. I piedi diventano più morbidi, diventano più elastici, il movimento e la contrazione dei muscoli muovono i liquidi e anche il respiro profondo. Il diaframma, quando si muove all'interno del corpo, è come una pompa che crea differenze di pressione e richiama i liquidi dalle gambe per farli risalire verso l'alto. Rimango, inspiro, porto le braccia oltre la testa e nell'espiro lentamente guarda, salgo sulle punte dei piedi. Ancora inspiro, braccio oltre la testa, benissimo, bravissime. Espiro, salgo sulle punte. Ancora una volta inspiro e questa volta nell'espiro allungo verso l'alto, stendo le gambe. Ancora inspiro, braccio oltre la testa, espiro, intreccio le dita dietro la colonna. Ancora, le ginocchia morbide invece di essere stese sono leggermente piegate. Nel prossimo inspiro avvicino le scapole e spingo il centro del petto verso l'alto, allontano le spalle dalle orecchie e nell'espiro rilasso, appoggio le mani sulle ginocchia, le ginocchia piegate, incomincio un po' a sentire il dondolio da una parte e dall'altra. Ogni volta che dondoliamo il nostro corpo, stiamo dondolando anche il nostro bimbo. Rimango in centro, inspiro grande e nell'espiro appoggio la mano destra a terra, poi la mano sinistra e ancora inspiro, salgo e vengo su e mi muovo sempre con la prima mano e la destra. Ancora espiro, appoggio, se mi dà fastidio l'addome divarico un po' di più le gambe, non devo sentire fastidio, le gambe sono forti, stanno lavorando. Ancora una volta espiro, appoggio e inspiro, vengo su. Ancora un inspiro, allungo verso l'alto e nell'espiro intreccio le dita, piego le ginocchia. Ancora inspiro, spingo il centro del petto. Adesso piano piano stiamo mettendo insieme una sequenza che ripetiamo ancora per un po'. E rilascio, porto le mani al centro del petto, inspiro e nell'espiro salgo sulle punte e andiamo sempre a riprendere i nostri piedi, vogliamo tenere le caviglie sgonfie e sottili. Inspiro, braccio oltre la testa, espiro, salgo di nuovo sulle punte, bravissime. Ancora una volta
Inspiro e nell'espiro appoggio le mani sulle ginocchia. Ancora un inspiro e lentamente nel prossimo espiro appoggio e mi abbasso. Inspiro, salgo. Espiro, appoggio, mi abbasso. E inspiro, salgo. L'ultima volta vengo giù e rimango. Rimango su, piego le ginocchia, inspiro, allungo verso l'alto e porto una mano davanti sull'addome, una dietro sul quadrato dei lombi e ritorno a lavorare un po' con questo ondeggiamento. Nell'inspiro spingo l'indietro il coccige e nell'espiro spingo in avanti il pube e lentamente ma inesorabilmente muovo il bacino e muovo la colonna, che mi aspetto che alla fine della lezione sia un po' più elastica, un po' più morbida. E l'ultima volta nell'espiro vengo su, stendo, giro un piedino e faccio un passo generoso aprendo le punte, extra ruotando le dita dei piedi. Nell'inspiro srotolo le braccia, apro le mani, divarico le dita e nell'espiro scendo all'indietro, le ginocchia leggermente, mentre scendo le ginocchia vanno un pochino di più all'indietro, ovviamente a seconda della mia flessibilità dell'interno coscia, e mentre scendo sento che l'apertura del pavimento pelvico, questa porta, si apre sempre un pochino di più. Inspiro, qui si chiude tutto e qua un po' di più si apre, allungo le braccia, inspiro grande, espiro. E vengo giù ancora una volta e sciolgo e srotolo le braccia nell'inspiro e nell'espiro ritorno, dondolo un po' su un tallone e un po' sull'altro, tengo la colonna alta, non mi accascio sulla bocca dello stomaco che magari mi dà un po' fastidio, sento le gambe belle, belle forti. Da qui torno in su, stendo le braccia in fuori e incomincio a muovere le mani e a portare le mani oltre la testa e a tornare invece con le mani in fuori. Vogliamo anche muovere i liquidi dell'avambraccio, del polso, portare le mani in avanti e portare ancora le mani in fuori e le mani su verso l'alto e l'ultima volta rimango in fuori e nel prossimo espiro scendo con le braccia, giro e guardo in avanti con questo piede mentre con l'altro a 90 gradi sono punto in avanti. Nell'inspiro extra ruoto le spalle, intraruoto le braccia e scendo con il ginocchio sopra la caviglia. Questa è Virabhadrasana 2, il guerriero, e voi siete delle guerriere in questo momento che si stanno preparando al loro incontro. Ancora inspiro e nell'espiro allungo verso l'alto. Inspiro, scendo, lo sguardo rivolto verso la mano in avanti e nell'espiro torno. Ancora una volta inspiro e rimango. Attivo un po' anche il gluteo della gamba posteriore e le gambe entrambe spingono sul tappetino e mi aiutano a trovare l'equilibrio. Non forzo solo la gamba davanti, ma anche quella dietro alla sua presa sul pavimento. Appoggio il gomito sul ginocchio e nel prossimo espiro allungo, mi sostengo, posso rimanere così se preferite oppure se mi sento di scendere posso appoggiare il gomito e immagino di avere una linea ininterrotta tra il piede e la mano.
se posso lo sguardo rivolto verso l'alto. Ancora un inspiro. E nell'espiro appoggio il ginocchio posteriore, ritorno in quadrupedia. Stendo il dorso del piede, divarico un po' le ginocchia, appoggio la fronte a terra, rilasso le spalle e rilasso il collo. Ancora un inspiro, torno su. E come abbiamo fatto all'inizio, punto i piedi, incomincio a descrivere con il coccige un cerchio che vorrei disegnare nella parete dietro di me. E a destra, poi il coccige verso il basso, fianco a sinistra, il coccige sale. I movimenti sono ampi secondo la nostra mobilità articolare e ritorno nell'altro senso, quindi inverto il senso ma continuo a disegnare questo cerchio. A tenere la colonna morbida, ad alleggerire anche un po' il carico dell'addome. Da qui spingo un po' in fuori da una parte e dall'altra, verso sinistra e verso destra. Il bacino, lo sguardo rivolto verso il basso. Ritorniamo a sentire i glutei. Inspiro, sollevo i piedini da terra. Nell'espiro spingo in fuori i piedi intraruotando il femore che fa questo movimento. E attorno ritorno nell'espiro, apro le ginocchia, appoggio la fronte a terra, rilasso il collo, rilasso le braccia, le spalle, allungo la colonna. E da qui lentamente mi porto in appoggio sui gomiti. Come abbiamo detto prima, questa può essere una bella posizione di riposo. E se necessario, appunto, tenere un cuscino per tenere sollevata la pancia. Lentamente vengo su e rimango nella posizione della rana con le ginocchia aperte. Appoggio le mani, apro i piedi, appoggio le punte dei piedi a terra e ritorno a muovere prima un ginocchio e poi l'altro. Un po' di qua e un po' di là. E sentite anche il pavimento pelvico che si ritrova in una posizione senz'altro di apertura, ma è un po' asimmetrico a seconda di come si muovono le gambe. Ritorno con entrambi i piedi stabili e nel prossimo inspiro appoggio le mani sulle ginocchia. Le ginocchia sono piegate, le gambe sono forti, non faccio cadere l'addome verso il tappetino, ma tengo la colonna dritta. Inspiro grande. E nel prossimo espiro appoggio questa volta la mano sinistra, divarico i piedi se è necessario per la mia posizione e la mano destra. E nell'inspiro vengo su. E nell'espiro ritorno. Ancora una volta inspiro e nell'espiro ritorno. E questa volta nel prossimo inspiro rimango per un attimo con entrambe le mani sulle ginocchia e ancora un inspiro allungo le braccia oltre la testa e espirando intreccio le dita dietro la schiena, le ginocchia morbide, il bacino in posizione neutra. Nel prossimo inspiro spingo verso il basso le spalle e verso l'alto il centro del petto, le scapole dietro sento che si avvicinano un po'. Rimango qualche respiro.
Le donne hanno un respiro più toracico che di pancia rispetto agli uomini e questo incomincia a spostarsi perché quando siamo piccoli è quasi uguale per tutti, ma durante la pubertà il respiro della donna diventa un po' più alto e questo è dovuto proprio alla preparazione della gravidanza, perché poi quando c'è il pancione respirare con un diaframma che scende profondamente verso il basso è più difficile. Quindi adesso facciamo salire un po' il respiro in alto. Ancora una volta. E nell'espiro appoggio di nuovo una mano sull'addome e una mano sul quadrato dei lombi, dietro. Inspiro, spingo all'indietro e nell'espiro spingo in avanti, contraggo i glutei, ancora le ginocchia piegate, ancora inspiro e nell'espiro spingo con il pube, bravissime, ancora. E rimango in centro, inspiro, allungo verso l'alto, lunga la colonna. Espirando le mani al centro del petto, ancora un inspiro, spingo all'indietro gli ischi e dentro in Uttanasana, la posizione della sedia, le spalle lontano dalle orecchie, il petto aperto. Rimango qui, espirando salgo sulle punte dei piedi, andiamo di nuovo a sentire i piedini che magari incominciano anche a scricchiolare. Inspiro le braccia oltre la testa, espiro. Di nuovo in avanti, ancora inspiro e nell'espiro fuori l'aria, ritorno, ancora punto un piede e apro questa volta, ecco, con le piante dei piedi extra ruotate e nell'inspiro allungo le braccia verso l'alto e espiro, piego, questa è la posizione della dea. Le ginocchia sono piegate a 90 gradi, i femori sono paralleli al pavimento. Ancora inspiro, stendo. E nell'espiro sento qui aprirsi e qui leggermente chiudersi. Ancora l'ultima volta, inspiro. E nell'espiro ritorno. E rimango un po' a fortificare le mie gambe e ad appoggiarmi prima con un tallone e un po' l'altro. Voglio sentire le gambe sempre un po' più forti. Ancora un inspiro, vengo su, rimango questa volta con le gambe divaricate e incomincio di nuovo a spingere, a stringere le mani e a rilasciare le mani, a portare le braccia all'altezza delle spalle, a portare le braccia davanti a me, ancora a ritornare in fuori e a ritornare su e a ritornare in centro e magari a girare i polsi in un senso, molto bene, e nell'altro senso a ruotare i polsi nell'altro senso, benissimo. E abbiamo le mani un po' più sciolte, appoggiamo, questa volta rientriamo con il piede e giriamo di 90 gradi l'altro, ok, portando il ginocchio sopra la caviglia, le spalle sono sopra il bacino e tutte e due le gambe sono forti. Nell'inspiro extra ruoto le spalle e intra ruoto l'avambraccio, lo sguardo rivolto alla mano destra. Inspiro, allungo verso l'alto e nell'espiro scendo forti le gambe, il guerriero 2, ancora inspiro, allungo e espiro, scendo, ancora una volta inspiro, allungo e nell'espiro, adesso ci sforzeremo un attimo di rimanere in una posizione che magari non è proprio quella massima che avremmo scelto, ma quello che dobbiamo cercare di fare per prepararci al travaglio è di riuscire a stare, anche se in realtà le situazioni
non sono quelle che noi vorremmo. Quindi magari mi sento la fatica, ma continuo a stare. Inspiro grande e nell'espiro appoggio il gomito sul ginocchio oppure rimango con la mano e stendo il braccio. Quindi posso fare o questo oppure rimanere così, a seconda di cosa preferisco. Ok. Se possibile lo sguardo rivolto verso l'alto, la spalla lontano dall'orecchio. Inspiro grande e nel prossimo espiro mi giro, appoggio le mani a terra, ho ruotato il piede posteriore, appoggio il ginocchio a terra e mi ritrovo in quadrupedia. Sono girata dall'altra parte. Adesso appoggio la fronte questa volta sull'avambraccio sinistro e allungo il braccio destro, divarico le ginocchia, magari dondolo un po' da una parte e un po' dall'altra, allungo la colonna e la riposo, rimango a coccolarmi e a rimanere consapevole del mio respiro. E lentamente da questa posizione torno su, mi appoggio e mi con i glutei sui talloni. Se avete piacere potete mettere il vostro cuscino qua e sedervi, così da proteggere magari il ginocchio se vi dà fastidio. Decidete voi, se preferite avere il cuscino sotto le ginocchia oppure no. Nel prossimo inspiro allungo il braccio sinistro, appoggio la mano destra a terra e spingo senza cadere per terra, spingo leggermente in fuori ma mantengo alta, cerco di non creare compressione soprattutto per chi soffre di reflusso e di aprire in realtà un po' il costato. Con il respiro sento nell'inspiro ancora un pochino più spazio, la pancia magari è andata un pochino da questa parte, quindi qui sono un po' più agile. Allungo il braccio attivamente come se volesse afferrare qualcosa di lontano. Ancora un inspiro e nell'espiro torno in centro. Ancora inspiro, allungo l'altro braccio, alta la colonna nell'inspiro, poi spingo il fianco in fuori, appoggio la mano e allungo attivamente. È come se l'allungamento partisse un po' dal fianco, percorresse tutto il costato, toccasse la scapola e arrivasse fino alla punta delle mie dita. Il mio braccio è allungato, se posso lo sguardo rivolto verso il soffitto. Ancora un inspiro e lentamente nell'espiro torno in appoggio. Questa volta inspiro, apro le braccia, avvicino i gomiti e le scapole, spingo il centro del petto verso l'alto e se posso nell'espiro spingo all'indietro la colonna portando il mento verso lo sterno. O se mi dà fastidio comprimere posso rimanere così e fare solo l'apertura. Quindi lo facciamo in dinamica al ritmo del nostro inspiro. Espiro, allontano questa volta le scapole, spingo all'indietro. Ancora inspiro, spingo il centro del petto verso l'alto e nell'espiro. Ancora una volta inspiro e nell'espiro appoggio le ginocchia, le mani sulle ginocchia. Benissimo, da qui porto le mani dietro la nuca
E facciamo che puntiamo, tolgo il cuscino, puntiamo un po' i piedini a terra. Lo facciamo prima un po' più facile, poi un po' più difficile. Inspiro grande e nell'espiro attivo il pavimento pelvico e spingo il pube in avanti staccando i glutei da terra. E nell'espiro è molto lenta il ritorno dei glutei sui talloni e questo fa in modo che le mie cosce stiano lavorando. Ancora un inspiro e nell'espiro attivo il pavimento pelvico, stringo, immagino di interrompere il flusso della pipì oppure di stringere la vagina, stringo, spingo in avanti il pube, stacco e spingo con i glutei e salgo. E adesso nell'espiro molto lentamente scendo piano 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 appoggiando i glutei sui talloni. Proviamo a fare un pochino di strada in più e quindi a portare il dorso del piede a terra e a ritornare con le mani dietro la nuca. Inspiro grande, espiro, contraggo pavimento pelvico, abbraccio con gli addominali il mio bimbo, spingo con i glutei in avanti e ancora un inspiro. E adesso nell'espiro invece molto lentamente, ancora lentamente, arrivo a portare i glutei sui talloni. Ancora una volta inspiro e nell'espiro stringo il pavimento pelvico, porto il pube in avanti, attivo gli addominali e salgo verso l'alto. Quando dico attivo gli addominali vuol dire proprio immaginare di abbracciare il nostro bimbo, di portarlo più vicino alla nostra colonna vertebrale e lentamente, poco, un pezzettino alla volta, nell'espiro forti le cosce, appoggio i glutei sui talloni. L'ultima volta, inspiro grande, espiro, stringo il pavimento pelvico, spingo in avanti il pube e salgo verso l'alto. Benissimo. E lentamente, magari le gambe un po' bruciano, un po' si sente che stanno lavorando tanto. Appoggio i glutei a terra. Bravissime. Apro le ginocchia. Appoggio le mani a coppa, quindi con i polpastrelli a terra e porto la testa tra le braccia, le orecchie sono tra le braccia. Rimango con la colonna in allungamento. Mi sposto leggermente con le mani verso la mia destra, allungo prima il fianco sinistro. E poi lentamente ritorno in centro e nel prossimo espiro invece mi giro verso sinistra, andando ad allungare questa volta il fianco destro. Intanto ogni tanto vengo a guardarvi, a vedere come va. Respiro profondo. E torno in centro, ritorno con i glutei sui talloni, mi appoggio su un fianco e divarico le gambe. Non le devo divaricare tanto, le divarico quanto mi basta per rimanere comoda con la schiena dritta e con i piedi. Devo avere l'agio di portare anche i piedi a martello e di portare le mani a terra e incominciare semplicemente ad ondolare un po' a sinistra e un po' a destra e a sentire come questo leggero movimento delle spalle
abbia un riflesso sull'interno coscia destro quando vado a destra e sull'interna coscia sinistra quando mi sposto verso sinistra. Ancora. E magari sento anche un riflesso nella schiena, nella colonna, nel quadrato dei lombi, nella zona lombo-sacrale. Intanto sto stendendo bene le gambe e l'allungamento non solo migliora la flessibilità, l'elasticità dei tendini e migliora la conduttività nervosa, ma anche aiuta a drenare. Provate adesso a muovere i piedi, ad allungarli e a portarli a 90 gradi a martello, ancora ad allungarli e a portarli indietro. E ogni volta che il muscolo pompa, in realtà fa muovere tutti i liquidi, quindi è importante proprio per appunto evitare l'edema, evitare il gonfiore, muoversi nella maniera giusta. Rimango con i piedini, appoggio la mano sinistra sulla tibia sinistra, inspiro, allungo verso l'alto e lentamente nell'espiro incomincio a spostare la mano e a cadere un po' su un fianco, cercando di tenere le spalle nella direzione della gamba, portando lo sguardo rivolto verso l'alto, senza forzare. Ancora un inspiro. E nell'espiro ritorno, appoggio l'altra mano, inspiro, allungo, espiro, scendo dall'altra parte. Rimango, ancora un respiro. Inspiro grande e nell'espiro torno e piego le ginocchia, porto le piante dei piedi a terra e incomincio espirando a scendere da una parte. Inspiro e nell'espiro scendo dall'altra. Ancora inspiro. Ancora una volta. Ok, adesso magari mi fermo, appoggio le mani davanti. Se posso scendo un po' in avanti e sento allungare il gluteo della gamba anteriore piegata. Lo sguardo in diagonale rivolto verso il basso. L'attenzione al qui ed ora, al contatto delle gambe con il tappetino, al muoversi dolce degli spazi corporei nell'inspiro e nell'espiro. Ancora un inspiro e torniamo a muovere un po' da una parte e dall'altra. Vi ricordate, vi ho detto che per evitare la stasi non teniamo molto le posizioni, ma preferiamo lavorare in dinamica, cioè associamo i movimenti corporei all'inspiro o all'espiro. Rimango da quest'altra parte, appoggio le mani, mantengo la colonna lunga e magari mi sposto un pochino in avanti, incominciando a sentire il gluteo della gamba anteriore piegata. Cerco di non ingobbirmi se posso, ma di rimanere lunga con la colonna e le spalle lontano dalle orecchie, bravissime. Continuo a respirare, a sentire il respiro, a sentire il movimento naturale del corpo nell'inspiro e nell'espiro. A cullare il mio bambino e nell'espiro questa volta torno. Torno in centro e a cavallo le gambe, posso riprendere il mio cuscino e riportarlo sotto i glutei, appoggiare le mani sulle ginocchia, lasciare cadere le spalle verso il basso e mantenere la colonna lunga, il petto aperto, il collo lungo da cigno, il viso completamente rilassato. I muscoli del viso sono rilassati. Ascolto, se è possibile,
percepire le differenze tra prima e dopo la pratica, come sento il respiro, come sento le gambe, come sento le spalle, la colonna. Se c'è stato qualcosa che ho dovuto adattare alla pratica, nella pratica, perché non andava bene per me, va bene comunque. E rimaniamo sempre in un atteggiamento di tenerezza anche nei confronti di noi stesse. Noi siamo certe volte troppo generose. Abbiamo tenerezza per gli altri, per la nostra famiglia, per i nostri bimbi, e poi invece per quanto riguarda noi un po' ci critichiamo. Invece cerchiamo di mantenere, essere equanimi con tutti e anche con noi. Ancora un inspiro, extra ruoto le spalle e porto le braccia oltre la testa. Gli occhi seguono con le mani nel loro viaggio. Porto vicino i due mignoli e i due pollici, formando una coppa che porto davanti al petto. Questo è un mudra, è il mudra del loto. I mudra delle mani sono delle gestualità nello yoga che hanno un significato, un simbolismo profondo. Il loto rappresenta quel fiore bianco che nasce dal fango, dall'oscurità, ma che è capace di crescere e di alzarsi verso la luce. E allora noi ne approfittiamo di questa coppa che abbiamo costruito con le nostre mani. E in questa coppa possiamo immettere la nostra energia, ripetendo, se volete mentalmente o se volete anche ad alta voce nella vostra casa, questo mantra. Io partorirò con amore. Io partorirò con amore. Io partorirò con amore. E tutto questo amore, questa volontà e questa determinazione che noi abbiamo portato all'interno di questa nostra coppa, adesso nel prossimo espiro prendiamo questa coppa e la portiamo al centro di noi stessi, di noi stesse, al centro del nostro petto. E vi ringrazio per questa pratica insieme e ovviamente vi saluto. Namaste.